Buongiorno dall'informazione di News TV. In apertura la cronaca con una di quelle notizie che non avremmo mai voluto darvi, perché purtroppo lunedì scorso in un grave incidente stradale a Cento è stata vittima una nostra collaboratrice, Lia De Luca, una fotografa impagabile, insostituibile. L'incidente è avvenuto in via Ferrarese, Lia è stata immediatamente soccorsa e trasportata con l'elicottero al Maggiore di Bologna, dove si trova in questo momento in rianimazione in condizioni stabili. Ma vediamo di ricostruire cosa è successo lunedì scorso nel servizio preparato per noi da Marco Cevolani. Ancora un grave incidente sulle strade centesi. Ieri sera, attorno alle 20:15, una donna di 41 anni a bordo della sua Lancia Y, mentre percorreva via Ferrarese, all'altezza della concessionaria Jeep in direzione centro, per cause in corso di accertamento, è sbandata paurosamente verso destra ed è finita nella scarpata a lato della strada, capottandosi. Immediati soccorsi allertati dai passanti che hanno assistito al sinistro. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Cento che insieme ai carabinieri della città del Guercino hanno estratto la donna dalle lamiere dell'automobile. Immediato anche l'intervento del 118 con un'ambulanza e, viste le gravi condizioni della donna, è stato fatto convergere sul luogo del sinistro anche l'elimedica da Bologna. Dopo un'attenta analisi della situazione, ai sanitari del 118 hanno caricato la donna sull'eniambulanza che l'ha trasportata al Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverata in rianimazione. La donna è in gravi condizioni e importanti saranno le prossime ore. Il traffico su via Ferrarese è stato bloccato e deviato verso altre direzioni. Ancora non è stato possibile capire le eventuali responsabilità in merito all'incidente che saranno accertate dai carabinieri. Da parte mia e da parte di tutta la redazione naturalmente i migliori auguri e un grosso in bocca al lupo a Lia De Luca. Ti vogliamo rivedere presto qui in redazione e siamo sicuri che ce la farai. Questa era l'ultima notizia per l'edizione di oggi, grazie a tutti voi della cortese attenzione. L'appuntamento con l'informazione di News TVA è sempre fissato alle ore 13 in diretta da Cento per domani. Grazie ancora, buona giornata. Jungle.